chiedo subito a José un parere. È un peccato che due squadre, due città, due società come Torino e Perugia, che meriterebbero la Serie A, debbano andare a decidersi il posto ai calci di rigore, ma è questa la legge del calcio. Pagotto ne ha parati 1 su 6, e anche Bucci è un portiere che ha dimostrato anche nel corso di questa partita, 0 su 1 è la statistica relativa ai rigori parati, ma è comunque un portiere che ha dimostrato riflessi da gatto e colpo d'occhio straordinario. Non vorrei un peccato arrivare ai rigori. Non vorrei essere al loro posto, non per vigliaccheria, ma perché chi sbaglia un rigore può essere determinante, e quello rigore che può dare la Serie A alla squadra avversaria veramente è una cosa molto drammatica. Io non sono contento, non sono d'accordo, non devono esistere i rigori. Purtroppo la stagione è non troppo lunga, devono finire. Due squadre che hanno lottato, Perugia che ha inseguito, il Torino che stava dominando praticamente il quarto posto, ora è stato raggiunto, questo spareggio, vediamo chi avrà ragione. Naturalmente sarà una lotteria, la lotteria dei rigori. Ascoltiamo, mentre tutti si trasferiscono nella porta alla nostra destra, dietro ai tifosi del Perugia, Marco Nosotti da bordocampo. Ne approfittiamo con Lorenzo Minotti accanto alla squadra, si sta riprendendo, ormai si riprende il suo infortunio. Allora, ovviamente finire ai rigori è pesante, è difficile, ma questa partita a un certo punto si era messa male, anzi da subito, per quell'espulsione. Ma direi che più di così non potevamo fare, perché mi sembra che fra le due squadre noi stavamo molto meglio di loro, però purtroppo giocare in 10 dopo pochi minuti con questo caldo è stato difficilissimo. Dobbiamo dire che abbiamo già fatto un miracolo a recuperare la partita, perché prendere gol a un quarto d'ora alla fine ti taglia le gambe, invece siamo stati bravi a reagire. Adesso i rigori, sappiamo tutto che questa è una lotteria, vedremo, speriamo bene. Grazie Minotti, Ferrante sul distretto, a te Massimo. Ferrante contro Pagotto, è il primo calcio di rigore per decidere chi andrà in Serie A. La prima serie comprende 5 rigori per squadra, in caso di parità si va ad oltranza e si interrompe non appena una squadra è in vantaggio sull'altra. È tutto pronto, si allontana Cesari, parte Ferrante, rete! Ha calciato di potenza. Si è calciato di potenza in mezzo alla porta, un tiro potentissimo alto. Pagotto ha tentato un tuffo lateralmente, ma non è riuscito a evitare. Osservate ancora una volta, un tiro potentissimo nel centro della porta. Pagotto si era tuffato sulla destra pensando che magari il tiro era fortissimo, ma raso terra. Ora il Perugia, per pareggiare il conto, ha nel piedi di Bernardini il pallone del rigore. Gioca il jolly, Ilario Castagnere, Bernardini ha segnato 11 gol quest'anno, 8 sul rigore e dal dischetto non ha mai fallito, 8 su 8, tutto pronto, Bernardini, rete! Ma Bucci aveva quasi intuito la trasformazione di Bernardini. Sì, ma io voglio dire che un rigore tirato bene in raso terra a fil di palo è molto difficile, anche se il portiere intuisce, si tuffa, perché sono i rigori più difficili da parare. Ora è Lentini che va a tentare di portare in vantaggio Torino. Rivediamo il destro calciato con grande precisione da Antonino Bernardini, bacia il pallone Pagotto e poi lo consegna a Lentini, che deve cercare di superarlo dagli 11 metri. Finora trasformati i primi due rigori e ancora parità dunque fra Torino e Perugia, 1-1 dopo il primo rigore. Lentini contro Pagotto, lunga rincorsa. Siamo un po' nervosi, Parte Lentini, tiro e rete. Piano piano, dolce dolce, Torino di nuovo in vantaggio. Sembrava nervoso, ma era tranquillissimo, ha tirato molto bene, Pagotto ha tentato la sua sinistra, ma Lentini è stato bravo. E ora Rapaic. Il croato Milan Rapaic va a tentare la trasformazione, va a tentare di superare Luca Bucci. Finora rivediamo intanto il tocco preciso e molto debole, lento ma piazzato di Gigi Lentini. Ma un po' facilitato Pagotto su questo tiro del rigore, perché lui si è tuffato molto prima. Io non so se Rapaic tenterà un tiro forte o una... Non dimentichiamo che ha avuto male alle gambe, è stanco, pericoloso questo... Parte Rapaic, sinistro, violentissimo e di nuovo parità 2-2 tra Perugia e Torino. Qui si sta facendo drammatica, c'è della gente, abbiamo dovuto dare acqua a un tifoso perché si è sentito male, era tutto bianco come un lenzuolo, e credo che queste partite tolgono un po' di vita alla gente, ai calciatori, ai tifosi. Cravero è uno specialista. La bandiera, il simbolo del Torino, lascerà il calcio dopo questo spareggio per diventarne team manager Roberto Cravero. Parte Cravero, destro e rete, anche questo piano piano, e ha rischiato di sbagliare Cravero. Pagotto c'era quasi arrivato,
Avremmo scommesso sulla parata, invece Cravero è riuscito a piazzare il suo destro in fondo alla rete. Incredibile, ragazzi, ha tirato proprio nell'angolo, vedete l'angolo giusto, ha tirato con una certa precisione. Abbiamo detto che finora i giocatori si sono dimostrati veramente molto 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 bravi nel tirare il rigore. I portieri non hanno assolutamente demeritato, perché sono tuffati sempre nell'angolo giusto, tranne un rigore solo. E ora Materazzi, qui è pericoloso, È pronto Marco Materazzi, l'anno scorso compagno di squadra di Bucci. Materazzi sinistro, rete, di nuovo parità ancora una volta, 3-3. Amici, siamo negli ultimi due rigori, cioè quattro rigori, e qui veramente siamo emozionati anche noi, veramente. Hanno segnato tutti finora, 3-3 nella sfida dai tiri dal dischetto. Va intanto Dorigo a calciare, Ferrante, Lentini e Cravero per il Torino, Bernardini, Rapaic e Materazzi per il Perugia. Un giocatore inglese freddissimo per natura, vediamo un po'. È pronto a calciare Toni Dorigo. Quarto rigore per il Torino, Dorigo, palo, palo di Dorigo, ha sbagliato Toni Dorigo. Incredibile, aveva spiazzato Pagotto dall'altra parte, tirato. E io ho detto che è un giocatore molto freddo, tira molto bene. Qui veramente è la grande occasione del Perugia. Siamo 4-3, no, 3 pari. Siamo pari, però pari. Il Perugia ha un tiro in più. E adesso e qui c'è un grande confabulano nel centrocampo, nessuno si decide chi va a tirare. Castagnier deve decidere. Ci vogliono nervi saldi. Battrecano, se non mi sbaglio. No, mi pare che sia Colonnello. Colonnello. Colonnello, è Colonnello che va a calciare il quarto tiro dal dischetto. È un laterale sinistro anche lui, eh? Eh sì, proprio come Toni Dorigo, che ha appena calciato sul palo il quarto rigore del Torino. Adesso Colonnello contro Bucci. La possibilità per il Perugia di portarsi in vantaggio al penultimo rigore della serie. È pronto Colonnello, sinistro e rete. Perugia in vantaggio, Perugia in vantaggio, 4-3, ha segnato Colonnello. Il Perugia non ha fallito neanche uno dei suoi quattro tiri dal dischetto, il Torino ha sbagliato con Dorigo. L'ultima speranza per Carparelli, e la speranza è che il Perugia con l'ultimo uomo possa sbagliare. Incredibile, ragazzi, io vi posso dire che io sono molto emozionato, molto nervoso, ma non perché sto tifando per uno o per l'altra squadra. È l'importanza di trovarsi, di essere come loro dentro campo, per chi sta tirando, per chi sta parando, per i giocatori del Torino che sono tutti girati contrario alla porta dove stanno tirando il rigore. Se Carparelli, sbaglia, il Perugia in Serie A. Attenzione, Carparelli contro Pagotto. Carparelli, rete! Ha segnato Carparelli. Pagotto era stato bravissimo ancora una volta ad intuire, però ha preso il palo, eh? Però ha toccato il palo ed è andato dentro. A volte bastano centimetri, Giuseppe, tu lo sai benissimo. E la Serie A in mano a Tovaglieri, amici, è incredibile anche qua. Eccolo qua, il palo interno e la rete ancora una volta di Carparelli. E l'emozione più grande di tutta la giornata è in questo momento. Questo vale più di 15 miliardi. Questo tiro, questa parata, questo gol. Amici, più di 15 miliardi, perché stiamo facendo il calcolo di quello che è. No, guarda l'esperazione di tutti. Tifosi che si girano dall'altra parte. Giocatori del Torino che non guardano. Ecco qua, l'ultima speranza. Incredibile. Tovaglieri contro Bucci, è l'ultimo rigore della prima serie. Tovaglieri, rete! Rete di Tovaglieri, il Perugia è in Serie A. Il Perugia è in Serie A. Batte il Torino ai calci di rigore per l'errore di Toni Dorigo. E ritrova la Serie A dopo un anno di purgatorio. E soprattutto il successo di Ilario Castagnier, che proprio al Perugia ha legato i successi più importanti della sua carriera. Ascoltiamo Stefano De Grandis. Incredibile, per saltare Castagnier una distorsione, un crampo al polpaccio, chissà, forse uno stiramento per il salto, se le nostre telecamere lo possono inquadrare. È clamoroso, non so. Eh sì, è inquadrato Castagnier. Ha fatto un gran salto, e praticamente. Prendi la padella! Si è stirato il polpaccio. Ascoltiamo Nosotti. E sì, c'erano con il capitano Materazzi, le lacrime agli occhi, la commozione. Arrivare ai rigori è proprio una grandissima tensione. Vinta come questa partita? Avevate faticato perché in 11. Abbiamo vinto perché il cuore si è avuto così. Siamo una grande squadra e dedico questa vittoria a tutta Perugia, anche se l'è meritato, e al presidente, che è una persona che ci è stata vicina in quest'ultimo periodo come nessuno può immaginarlo. Dedico, guarda, stanno litigando. È uno spettacolo, ho pianto l'anno scorso e piango anche quest'anno. Grazie.
Grazie capitano Materazzi, la linea di nuovo Massimo Tecca. Si stanno litigando. Il trionfo di Ilario Castagnier, che si è fatto anche male e che proprio al Perugia ha legato i successi più importanti della sua carriera, a cominciare da quando arrivò nel 74 a Perugia dopo un'esperienza nelle giovanili dell'Atalanta, e al primo colpo centrò subito la promozione in Serie A. Rivediamo l'errore di Torigo decisivo per proseguire, sempre Castagnier con il campionato 78-79, lo scudetto lasciato per soli 3 punti al Milan e un intero torneo senza sconfitte, record mai eguagliato nel torneo a 16 squadre, solo il Milan 91-92 con Capello è riuscito a concludere un intero torneo 34 partite senza sconfitte. E c'era sempre Castagnier sulla panchina del Perugia, ma ascoltiamo Gaucci. Eccolo qua, ascoltiamolo dopo Gaucci, prima ricordiamolo dopo le sue lacrime che Castagnier era anche lui sulla panchina del Perugia nel giorno dello spareggio per andare in Serie B, vinto sulla Cireale per 3-1 giugno 93, ma poi vanificato da un illecito sportivo. Insomma, il Perugia vince con Castagnier e probabilmente se lo avesse chiamato prima sarebbe andato in B senza i rigori.